Il DPCM di ieri purtroppo ha annunciato quello che non volevamo, quello che insomma avevamo fatto di tutto per far sì che non venisse fatto, quindi la chiusura delle palestre, delle attività sportive che non fossero diciamo di interesse nazionale. Dispiace perché le società sportive in questi mesi hanno adeguato i propri spazi e quindi hanno speso tanti soldi nonostante che magari il momento non glielo consentisse. Io ritengo che le palestre, le piscine, tutto ciò che riguarda il mondo sportivo era in sicurezza, però probabilmente non è bastato perché a livello nazionale abbiamo visto l'aumentare dei contagi e probabilmente era una misura dovuta. Che dispiace perché io in questi giorni ho sentito tante realtà sportive che per molti lo sport è un lavoro, quindi è un'attività economica al pari di tante altre, quindi con lo stesso diritto di poter continuare ad andare avanti. Quindi io mi auguro che veramente il 24 di novembre si possa chiudere tutto, che la situazione epidemiologica nella nostra città e a livello nazionale migliori e così dal 25 di novembre ritornare e ricontinuare da dove ci siamo fermati. Noi oggi siamo chiusi e ci stanno chiamando in tanti, sia per un messaggio di affetto, per starci vicini e anche perché comunque sono tutti preoccupati per sapere come andrà a finire, no? Molti avevano avuto fiducia in noi, avevano fatto gli abbonamenti e quindi io ci tengo a tranquillizzare tutti che faremo quanto il nostro tutto quello che possiamo fare per far recuperare e per non far perdere nulla a nessuno. Nel frattempo siamo pronti per continuare ad erogare i servizi da casa attraverso una piattaforma che abbiamo messo in piedi con l'ausilio e la collaborazione di Tecnogym e quindi dalla settimana prossima dovremo riuscire a far partire delle lezioni online che possono andare sia in diretta oppure a chiamata, quindi faremo un palinsesto per queste lezioni per i nostri utenti oppure seguono direttamente per gli istruttori come se fossero qui in palestra oppure possono richiamare quelle lezioni in qualsiasi ora della giornata quando vogliono. Questo per non staccarci, per rimanere collegati con tutta la nostra utenza e per far sì che si possa, come dire, alleviare, no? o far pesare il meno possibile questo momento di difficoltà che tutti noi stiamo vivendo. Per quanto riguarda l'agonismo, ci è consentito fare gli allenamenti, quindi stiamo valutando di rimanere aperti per gli agonisti e quindi oggi pomeriggio sta partendo un comunicato a tutte le società sportive del territorio per ospitare gli agonisti che fanno gare a livello nazionale per continuare i loro allenamenti. Noi dovremmo essere l'unica piscina aperta nella nostra regione oppure nel nostro territorio.